giornata per Acciaio e Motori, ci troviamo nuovamente a Salò con questo bellissimo scorcio del Lago di Garda alle nostre spalle, Fabio Dolci in organizzazione, e allora siamo pronti a svelare il programma di quest'oggi. Ieri diciamo con Attilio avete parlato delle verifiche, è iniziata diciamo questa bella kermesse, oggi però un programma che è ricco di colpi di scena. Sì dai, allora niente, noi partiamo tra un attimo, partiamo da qua, faremo l'uscita appunto dal lago. Usciamo in direzione Vaglio Terme. Vaglio Terme ci aspettano il comune di Vaglio, che avrà allestito un piccolo cosa per un piccolo ritrovo insomma per i piloti. Salutiamo il comune di Vaglio salendo verso il Colle Sant'Eusebio. Colle Sant'Eusebio, le macchine si raggrupperanno di nuovo, verranno scortate dalla nostra locale che praticamente ci porterà di nuovo a Odolo. Verso un quarto alle 11 dovremmo fare in parata, appunto la manifestazione si sposterà di nuovo sul Colle Sant'Eusebio con tutte le nostre macchine incolonnate, seguite da due safety car, una che apre e una che chiude con i commissari. Poi una volta raggruppati di nuovo al Colle Sant'Eusebio, appunto, raggruppiamo e ritorniamo indietro a Odolo. Le vetture stanno sfilando alle mie spalle, allora il via questa seconda giornata di Acciaio e Motori ufficialmente si va verso Vaglio, e allora anche noi ci spostiamo, intanto godetevi questo bello spettacolo. Ma abbiamo verificato ieri che calava un po' l'acqua del radiatore, stiamo controllando mettendo in pressione il circuito per vedere se è vero o meno. Questi gioiellini ogni tanto hanno qualche acciacco. Eh beh, ben tenuta, ma ha sempre 23 anni questa macchina, perciò qualche acciacco ogni tanto c'è. Quante edizioni di Acciaio e Motori? Questa è la seconda edizione che faccio, bellissima manifestazione. Grazie. Prego. Prontissimi. Visto che hai rimontato il volante, quindi diciamo la cosa fondamentale c'è. Anche perché senza non riesco a andare, quindi dobbiamo farlo. Da come mai? A che edizione sei arrivato di Acciaio e Motori? Ma le ho fatte tutte tranne una, tutte sei, quindi ne ho fatte sei. Presentaci la tua macchina. Sì, è un NSU, viene usata nelle gare di cronoscalata e io lo uso solo a livello amatoriale. Tu sei molto giovane, come mai questa passione per i motori? L'ho sempre avuta da quando anche mio papà corre, quindi mi ha trasmesso la passione. E di dove sei? Odolo. Ah, quindi giochi in casa? Io sì, gioco in casa. In bocca al lupo. Crepi. Pronti per la partenza? Ma lei è fortunato perché almeno ha una donna a suo fianco. Ma mi fa tribulare più di un uomo, allora va bene così. Avrà sentito la signora? Penso di sì. Perché lo sa che fa tribulare. No, è brava con le note, brava con tutto. Presentami la vettura che non ha bisogno di presentazione, a dir la verità. Appunto, è una 037 Lancia che correva dall'82 all'86. Questa è una macchina ufficiale, dove c'è un consultante piloti ufficiali, e poi dopo è stata passata a diverse scuderie, come avevamo fatto del resto tutti. Questa macchina è stata riportata come allora e adesso non corre più nei rally storici per non modificare il telaio e il roll bar, è rimasta tale com'era. Si procede con la settima edizione di Acciaio e Motori ed è proprio qui tra Vaglio e Colle Sant'Eusebio che il rombo dei motori si sente in modo davvero davvero consistente. Vettura numero 1, Zampaglione Luigi, fedele Fabio, su Lancia Rally 037, eccolo qui il nostro notaio. Vettura numero 3, Paolo Comini e Silvia Mazzetti, su Lancia Rally 037, sì. Vettura numero 5, Brunori Ruggero, Brunori Caro Alberto, su Porsche 911 SC. Vettura numero 10, Alberti Luigi e Newty Diego su Porsche 911 SC. Vettura numero 11, Angelo Vernerin e Federico Varnerin su Porsche SC. Vettura numero 12, partiamo di Bella Moli, Gian Urbano e Lorena Zaffani su Porsche 911 RS.
Questa invece è una Porsche 911 GR pilotata, GR4 pilotata da Francesco Zanini e navigata da Alberto Squaranti. Vettura numero 99, qui andiamo su una BMW 2002 pilotata da Giordano Zanetti e navigata da Andrea Zanetti. Questa invece è una bellissima Fiat 131 Abarth guidata da Paolo Archetti con navigatore Claudio Filippini. E arriva ora invece la vettura numero 47. Stiamo parlando di una Peugeot 205 GTI 1900 pilotata da Giosafatta Zanelli. Proseguiamo con una Porsche 911 RS, Giancarlo Marini e Renato Pasini a bordo di questa vettura. Alfetta GTV per Mauro Formenti e Maurizio Brunetti. Ed eccola qui Lanciarelli 037, Giuseppe Carrara e Maria Rosa Rebussi. Scoppietta il motore della Opel Kadett GTE di Franco Simoni e Sandro Simoni. Ah, eccola qui, questa è la Lamborghini di Alberto Cerqui. Cercheremo ovviamente di intervistare. Questa è invece una BMW M3, Davide Ferraretto e Mario Pezzo. Attenzione! Vettura numero 21, Opel Ascona 400, Mariano Ferraretto e Mattia Ferraretto, e scattano gli applausi quando si fanno i traversi in curva, guardate le sgommate che restano qui su questo passaggio, veramente suggestivo. Vettura numero 43, Opel Astra GSI, Walter Manterni e Patrick Manterni. Questa invece è una Renault Twingo R2 pilotata da Renato Mabellini e navigata da Andrea Mabellini. Mentre vediamo sfilare le ultime vetture su questi tornanti, ci spostiamo verso Colle Sant'Eusebio per ritornare poi in quel di Odolo e proseguire con questa bella giornata che durerà fino a questa sera. Spettacolo.
Allora, dopo le prime impressioni e l'intervista ai microfoni di Attilio Tentini di ieri, ritorniamo dal presidente della Polisportiva perché vogliamo avere un po' il punto della situazione dopo questa prima parte di giornata. Una bella kermesse e una bella passeggiata sui tornanti tra Vaglio e Colle Sant'Eusebio. Sì, è partita molto bene la manifestazione ieri. Andando a Salò è piaciuto, abbiamo fatto una bella vetrina soprattutto per il lago di Garda e per l'amministrazione comunale di Salò, che hanno apprezzato tantissimo le macchine che c'erano. Questa mattina è partita altrettanto bene, partendo dal comune di Vaglio Terme, salendo verso il Colle Sant'Eusebio, rispettando sempre quelli che sono i nostri canoni e i nostri principi di sicurezza e il rispetto del regolamento che abbiamo voluto applicare appositamente per questa manifestazione quest'anno, e di conseguenza c'è da sperare che tutto funzioni sempre al meglio e concludere questa sera con una bella serata in tutte le maniere. Bellissime le vetture che partecipano in questa settima edizione, ne abbiamo una stupenda proprio alle nostre spalle. Sicuramente sì, abbiamo qua più di 100 macchine, una più bella dell'altra, rappresentative più o meno di tutte le marche di vetture storiche. E anche di categorie. Di categorie, diciamo, e di conseguenza soddisfazione. Grazie. Alberto Cerqui, 22 anni, mi duole dirlo, meglio che ti intervisti io perché Attilio ne ha qualcuno di più ancora. E allora, come sta andando questa settima edizione di Acciaio e Motori? Benissimo, benissimo, sono molto fiero di essere qui appunto questa manifestazione, è una bellissima giornata, sono presenti delle bellissime vetture. Io, come potete vedere alle mie spalle, ho una Lamborghini Aventador stradale. Se mi dicessi io la più bella. Ma in esposizione ci sarà anche la mia vettura da competizione, una Huracan GT, quindi per tutti i partecipanti potranno vederla esposta al paddock. Da dove ti nasce questa passione per i motori? Da molto lontano, all'età di 8 anni ho iniziato a correre con i go-kart, ho fatto tutta la gavetta con i go-kart, quindi 10 anni di kart, poi le formule, poi il passaggio nelle categorie Gran Turismo, e ad oggi sono pilota Lamborghini da 2 anni, quindi una bella soddisfazione per me e speriamo di continuare così. E allora nei tuoi prossimi impegni futuri che cosa vedi? O magari quali sono le tue ambizioni? Beh, già poter correre con una squadra come Lamborghini è già un ottimo risultato dal punto di vista della mia carriera. Spero, come tutti i piloti, di poter fare di questa passione il mio lavoro, e penso che siamo sulla strada giusta. Tu sei uno degli ospiti d'onore di questa bella manifestazione. Penso che l'organizzazione ti abbia scelto non soltanto perché sei un pilota Lamborghini, ma anche perché comunque dai una spinta, no? A tutti quelli che magari si avvicinano a questo mondo, visto che sei così giovane. Beh, è una bellissima passione. Come vedete, quando si accendono i motori nei paesi, accorrono tantissime persone a vederci. Io ho la possibilità di correre a alti livelli e di questo ne sono molto fiero. Voglio ringraziare tutti i miei sponsor, mio padre soprattutto, che ha creduto in me fin dalle prime esperienze. È una bella esperienza, invito chiunque, chi abbia la possibilità, di provare anche solo un go-kart oppure una macchina da corsa, perché veramente trasmette certe emozioni molto molto significative. Grazie Alberto. Grazie a voi. Visto che diamo sempre spazio a tutti questi uomini, piloti, adesso che ci hanno stufato, diamo spazio anche un po' alle donne. Lei è la fidanzata di Alberto, naviga questo bel bolide, com'è salire, magari dare anche qualche dritta al tuo fidanzato? Ma diciamo che questa macchina, essendo con così tanti cavalli, è un po' difficile gestirla in strada, soprattutto andando piano. E devo dire che la prima seconda si sente molto la botta al collo, però è una bella macchina e sicuramente dà sempre emozione anche vedere tanta gente che ti segue. Invertiti un po' la guida ogni tanto? No, non si fida tanto. Si fa così, non si fa così, adesso glielo diciamo. Va bene, grazie. Igor, allora, ci vuoi raccontare un po' come funzionano queste macchine così spettacolari innanzitutto? Ce lo vuoi presentare il tuo bolide e soprattutto spiegaci come si fa a guidare così? Eh beh, sono anni di prove continue, tante gomme bruciate, perché alla fine è quella la cosa principale della tecnica. E poi ho fatto i corsi, il primo anno ho fatto corsi con gente, con maestri del settore, capaci. E poi autodidatta, ho cominciato a girare, a bruciare gomme e mi diverto tantissimo, e vedo che anche la gente si diverte tantissimo. Assolutamente sì, penso che sia una delle prove più spettacolari di questa bella manifestazione, ma immagino che non ti limiti ad Acciaio e Motori, ma immagino che la tua... No,
e faccio il campionato italiano drifting. E adesso il prossimo appuntamento a Castelletto di Branduzzo, il 12 e il 13 di luglio. Farà molto caldo, quello sì, e speriamo di fare qualcosa di buono. È il primo anno che faccio il campionato italiano e speriamo. Tutto merito del pilota o c'entra qualcosa anche un certo navigatore? No, il navigatore no, più che altro come l'allestimento dell'autovettura, perché ci sono alcune piccole modifiche da fare che sono indispensabili, come l'angolo di sterzo dell'autovettura, difatti è un angolo molto maggiore rispetto alle auto normali, e poi vabbè, i soliti assetti, centraline e modifiche del motore per renderlo più performante.